sono Ermaf e oggi sono qui su Euro Truck Simulator 2, ragazzi. Un gioco carino che non so se lo conoscete. Per chi non lo conosce, ragazzi, vi spiego tutto tra un attimo. Compilo qui il tutto. Così, mentre, ragazzi, mettiamo Ermaf e andiamo a scegliere il nostro avatar. Io lo prenderei abbastanza quattino. Mi stanno belle facce la camionista, ragazzi. Io mi prendo questo. Il marchio, ragazzi, io vado pazzo per Scania, quindi mi prendo lo Scania. Hanno aggiunto qualcosina, ragazzi, l'ultima volta che ci ho giocato. Bueno. O questo ragazzi. Andiamo con il buon classico. Ok, nuova azienda. Andrei con Kist. Ragazzi, il nome dell'azienda, gli diamo un bel nome, gli diamo CPN, che diventa CE. Pensiamo noi. Quattro. Linguaggio italiano, mappa, ovviamente quella. Qui, ragazzi, ho due mod, la Realistic Physics mod versione 8.0.1 e poi la 000, che questa qua è quella per avere le dita reali. E ora, ragazzi, iniziamo. Allora, faccio un attimo il settaggio dei controlli e ci vediamo a frappè. Ecco qua, ragazzi, adesso dobbiamo selezionare la nostra città dove vogliamo iniziare. Purtroppo, ragazzi, in questa, la mappa base, non c'è Roma, altrimenti avrei messo Roma. E comunque, ragazzi, vi consiglio sempre di, perlomeno per la mappa base, di iniziare dal centro della Germania, perché è molto più semplice spostarsi per tutta la Germania e poi anche tutta la mappa. Quindi, ragazzi, ho questo, ammettiamo questo qua. Ok, via. E no, questo non mi serve, almeno questo, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua, benvenuti. Finalmente avrai la possibilità di sperimentare il lavoro dei tuoi sogni. La tua azienda di trasporto ora aperta è pronta. Il tuo compito è quello di trasportare in modo sicuro un carico di autoricambi della McDonald's dei magazzini di Kassel. Ragazzi, McDonald's, perché ho cambiato tutto quanto. Ora, ragazzi, scusatemi un attimo, devo sistemare altre piccole cosucce. Eccoci qua, ragazzuoli. Allora, accendiamo il camion. Ok, allora, ragazzuoli, noi dobbiamo portare questo pacco. Ora vi faccio vedere anche un po' la com'è che era. Ok, questi come servono, sì. No. No, ho sbagliato. Sto facendo solo così. Bene. Allora, ragazzuoli, si comincia. Andiamo. Vediamo di non fare casini, ragazzi. Allora, vi stavo dicendo, ragazzi, questo gioco è un gioco di simulazione. Non mi ricordo una cosa. Non me la ricordo per niente. Sì, ragazzi, non mi... Eccole qua, le luci. Ok. Possiamo andare. No, ho spento. Scusate.
greci ci stanno. Ok, sì, va. Cerchiamo di non fare danni, che qui ragazzi sono danni. Allora, dicevo, questo qua ragazzi è un gioco di simulazione di camionisti, da quello che avete capito. Oh, qua ragazzi vado a cantare piano piano piano, perché qua c'è ruota, c'è ruota, anzi mi fanno male noi però. Questa cosa è la fisica reale, mi sta sbomballando, è un casino. Passa, 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 vai, mi ha fatto fermare i mortacci, mannaggia. Oh, macchina, 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 bravo, mamma mia, sono potente ragazzi. Allora, ora entriamo. Ma perché non gira? Sci tua. Dovrei mettere lo sterzo un po' più rapido. E ora ragazzi qui frena. Sci, ha fatto un incolpo. Allora adesso la parte tragica ragazzi è metterci lì. Buono. Bene, bene, bene. Ora qui ragazzi saranno, è un trauma. Nei primi tempi ci ho fatti i traumi, ci ho fatto per parcheggiarci. Mi devo ancora imparare. Sì, 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 sì. Ma, scusate ragazzi, mi ho dovuto girare lo sterzo perché ci metterà anni per fa. Per girare un attimo, quindi. Ora, adesso. Piano. Piano piano, sì, così. Guardate lo specchietto retrovisore come piano piano ci sta andando. Fermo. Appena sbagliato. Vaffanculo. Dai, vai avanti. E qui ragazzi mi ci incastro come. Ecco qua. Adesso giriamo un pochino lo sterzo. Ok. Adesso addrizziamo. Ci ho messo un po' ragazzi, ce lo riprende la mano questo gioco. Prima ero una bomba a fare parcheggi. Ma prima niente, non mi ha preso. Mannaggia. Ma ho ritto di qua. Ecco qua. Niente ragazzi, oggi non è giornata. Mi sa che era meglio che prima di far video mi rifacevo un po' di pratica, Voi starei dicendo, eh sì, non c'hai tutti i torti, lo so ragazzi, mi dispiace, non volevo farvi assistere a questa cosa penosa. Dai, che l'hai preso, dai che l'hai preso. Sto cominciando a dargli fuoco. Ora fra un po' gli do fuoco a questi. Non gli piace. Perché se entro male è normale. Allora. Ok, adesso dovrebbe andare bene. Si spera. Ok, adesso raddrizziamo. Mo sì. Oh. Andare a farvi fottere. Giusto ragazzi, giusto. Allora ragazzi, qui ci viene l'esperienza e il guadagno. E ok. E adesso andiamo. Adesso ragazzi arriva. Ok ragazzi, questo è il nostro piccolo garage o quartier generale. E ragazzi sarà difficile portarlo avanti perché ci vorranno parecchie ore di lavoro. Mamma mia, vabbè, i soldi dovranno comprare i camion e cose varie. Queste qua, poi ragazzi, sono cose che farò vedere più avanti. Questo è il nostro mezzo. Sì, tu mi hai rotto. Poi ragazzi, c'è la radio, si può vedere la mappa, si salva, le opzioni che ho messo prima, i soldi che abbiamo adesso. E poi ragazzi, c'è qui nella carriera, quando si va avanti, si possono mettere delle. Era qui? No, ho sbagliato. Era nelle abilità, scusate.
vita, che adesso non ho perché sto ancora a livello novizio. E allora ragazzi, prendiamo un altro lavoro, speriamo che va meglio. Lavoro dipendente perché possiamo fare solo quello adesso. Ovviamente lo prendiamo da qua perché conosciamo solo questa città. Lo mettiamo per prezzo. E quello che paga di più, ragazzi, è McDonald's. Bene, bene, bene. 1,59 ora. Bene, 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 bene. Ok, accettiamo il lavoro, ragazzi. Ora ci ritroviamo sul camion. Perché no, ragazzi, portiamo un camion diverso? Perché non abbiamo un nostro camion. Perché se avevamo un nostro camion, ci dobbiamo spostare noi da una parte all'altra. Comunque, ragazzi, questo gioco ci ho passato le ore io su questo gioco perché mi ci divertivo troppo. Troppo, troppo bello. Allora, cosa stiamo trasportando? La roba del Mac. Ragazzi, questa mod è spettacolare. Ci sono tutte. Vedi, mo è pure rosso. Vabbè, io passo, sti cavoli, faccio traffico. Non mi importa nulla. Vi faccio il traffico proprio. Basta se si sveglia, passa a verde qua, perché sennò qua fermo. Questo è il camion da McDonald's. Ma è brutto. Ci avrebbe scritto I love it. Eccolo. Guarda se muoio più sta macchina perché non se ne va dalle scatole. Sì, via, via, via. Non l'ho presa. Bene. Buono. Sentire che clacson potente. Che spettacolo. Basta andare in giro a molestare le persone. Olè. Ah ragazzi, ho tolto anche il limite di velocità perché si può togliere. Prima non c'era, poi quando hanno fatto la. Tocca frenare qua. Quando hanno fatto la. Sono andati avanti con gli aggiornamenti, hanno fatto anche. Hanno messo anche il modo per poter togliere il limite di velocità. Ragazzi, ho fatto il pelo, non so se l'avete visto. Da notare che non va fatta questa cosa. Frena, frena. Che carino, dai, 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 dai. Perché me li fa frenare? I mortacci. Voglio quando fanno così. Comunque ragazzi, visto che i viaggi sono abbastanza, e dico abbastanza lunghetti, una volta ero riuscito anche a capire una nuova email che adesso non leggerò, leggerò poi più avanti. E sto gioco, ragazzi, vi ci divertite tantissimo se avete un volante con pedaliera. Di sì, ragazzi, vi divertite veramente tanto. Io adesso sto con il controller dell'Xbox 360, quello che va anche su PC. Oh, quanto so, tanto per sapere. Non sto andando a questa velocità, vero? Sto andando a 90 chilometri orari, sono un pazzo criminale ragazzi, non me ne ero accorto. Questo ragazzi, se mi faccio sta curva a 90 km orari, state pur certi che si rigira per camion. Ebbene sì, si rigira anche il camion, sempre per chi non conosce il gioco. Per chi già lo conosce, ragazzi, non è nulla di nuovo. Forse giusto la mod del fisico che ho messo, che magari non avete scaricato, e quella del per avere i cereali. C'è Mac, c'è McDonald's, c'è. Sì, c'è Mac, c'è McDonald's, c'è McDonald's, c'è MediaWorld, c'è Saturn, c'è Amazon, c'è un sacco di roba, ragazzi. È divertentissima sta mod. Io però devo settare sempre meglio questo sterzo perché a volte sterza troppo, a volte sterza troppo poco. Tipo qua sterza troppo. Ho fatto il pelo. Ci tua. Ma mi sa che devo uscire. Perché sono 3 ore e 37 di viaggio? Cosa questa novità? Ok, adesso giriamo. Io mi allargo perché non si sa mai. Frena. Freni, che sei scemo. Vediamo qui se viene. Ciao collega. No, mi sbaglio sempre, io voglio suonare. E invece ho messo male il tasso. Mi sono impostato male il tasso, invece quest'altro. Ah ragazzi, poi il bello è che ci sono stazioni radio, quelle. Ci sono i link,
direttamente e potete mettere anche nel gioco, e quindi mentre guidate potete sentirvi la radio tramite internet, oppure vi mettete i vostri testi e vi sentite quello che vi pare. No, ma che mi tira da una parte? C'è qualcosa che non quadra. Vediamo quanto... non ho sbagliato tasto. No, volevo vedere quanto... ecco qua. Ragazzi, stiamo trasportando la bellezza di 18 tonnellate. Una grande. Bene, bene, bene. Non è una bella cosa 18 tonnellate, ragazzi. Ole. E ora, ragazzi, andiamo avanti fino all'infinito. Da un po', ragazzi, questo gioco potrebbe anche stancare, perché ovviamente stare sempre a guida, a guida, a guida, e ho detto ancora a guidare, e sì, potrebbe stancare. Però, ragazzi, vi divertite, è un gioco diverso con cui passare il tempo. Che cos'è questo rumore? Non è il camion, vero? Perché sono 95 km/h, però sto guidando come un pazzo criminale, ragazzi, non ci fare caso, ci devo riprendere la mano. E qua mi sa che il sorpasso non lo posso fare. Non è che... figliuolo, spostati. Si può fare il sorpasso? Pazzo criminale. Madonna. Ragazzi, io... se vi dirò un giorno che ho preso la patente da camionista, ditemi... lascia stare. Vai, fai freni. Ma che sei scemo? In mezzo all'incrocio. Sì, in mezzo all'incrocio. No. Arriva la macchina? No, che culo. Sì, arriva. Eccolo. Buono. Sì, caro amico mio, ti sposteresti da Lico? Per chi non lo sapesse, Lico, ragazzi, andate a cercare, perché è meglio se non ve lo dico. Qui c'è una curva, arriva una macchina contromano, quindi non si può superare. Qui, ragazzi, vanno abbastanza pianino. Ora, vabbè che siamo in Germania e i limiti di velocità sono molto rispettati, in Italia no, però io spero che i camionisti non facciano quello che ho fatto io, contromano a superare, perché io penso che oltre a levare la patente gli levano anche le mutande, perché in Germania non sono tanto per la quale. Quindi ti prendono e ti smaciullano completamente. Qua in Italia no, qua fanno che cazzo gli pare. Anche se però gli gira, magari ti possono pure fermare e fate un bucio di culo. Anche se far vedi un camionista che fa una cosa del genere, ragazzi, penso che non lo ricaghi addosso, perché vedi un camion contromano da 18 tonnellate che penso che ti sdruma tutto. Quello grande, dai, che se ce la fa. Oh, macchina, levate, bravissimo. Questo trasporta auto, quello anche trasporta auto, questo anche, che cavolo. Ah, poi, ragazzi, c'è la benzina che cala, che noi ce ne abbiamo poca, però io qui non la metto, perché tanto non me ne frega, perché il mezzo non è il mio, mi dovrebbero aver dato il pieno loro, e quindi teoricamente. Ah, ragazzi, hanno fatto anche un aggiornamento che ti fanno il consumo reale della benzina, ragazzi, spettacolare, cioè spettacolare proprio. Stanno facendo dei bei, hanno fatto dei bei aggiornamenti. Poi ora sta uscendo anche World of Truck, che dovrebbe essere un gioco come Euro Truck Simulator, però da quello che ho capito dovrebbe essere online. Perché fa questo rumore? Non mi piace tanto. Poi, ragazzi, una volta provare a giocare mettendo la modalità dei freni, con la simulazione dei freni. Ora, questi camion utilizzano dei freni che sono ad aria. A una certa si erano scaricati e non so perché non riuscivo a farli ricaricare. Non mi chiedo perché, non frenava più. Una cosa, una sensazione bellissima, ragazzi, non potete immaginare quanto può essere bella. Comunque, ragazzi, ci mancano ancora 2 ore di viaggio e io devo dire che qui ci vorrei una persona, perché a fare il viaggio da solo, solo con la radio, è bruttissimo, ragazzi. Quantomeno farsi un video dove parli e ti fai un viaggio del genere, ragazzi. Io penso che i camionisti
passo la maggior parte del tempo ad ascoltare radio, 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 radio. C'è pure chi legge, ma fa male. No, che se passa così. Dai. Ma ragazzi, con la fisica reale, ragazzi, è spettacolare. Hai visto come molleggia, come fa le curve? È spettacolare, ragazzi. Cambiando la visuale riuscirete a vedere anche quando frenate e quando accelerate come si muove tutto il camion. È troppo forte. È una cosa spettacolare questa mod. Hanno fatto un sacco di mod, ragazzi. Non anche le mod quelle che ti illuminano i cartelli la notte, perché ha poca illuminazione sto gioco ogni tanto. Vuole essere reale, sì, però mi sa che hanno fatto un po' troppo buio la notte. Dai, cavolo, ma vado più veloce io, che c'ho un rimorchio, c'ho 18 tonnellate, che tu che sei scarico. Colle, dai, che non riesco a vedere chi viene dall'altra parte. Dai, faccio come i nordici. Dai. No, proprio, ah, ecco qua. E qua vabbè, è normale, c'ho 18 tonnellate, dammi tempo, Allora, vediamo. Ora, qua ragazzi si gira. Ci manca ancora 1:32. Io qui direi di fare una bella frenata, perché qua tocca girare. Allora, ora gira. Bravo. Ci allarghiamo un po' di qua, se no abbiamo la mano. Mamma mia, ragazzi, che previsione nel fare. Mazza qua che traffico. Sono stato preciso, ragazzi, ho fatto un pelo. Io penso che quello entra la macchina si è cagato addosso. Ha fatto no. Matti? Ma sei scemo. Ma pure in Germania ci stanno i coglioni in giro. Cioè, su questo gioco, ragazzi, hanno riprodotto anche i deficienti che vanno contromano. Ora, a parte che lo faccio io, ma io sono un giocatore, lo posso fare. Sono io che sto giocando. Ma tu che sei l'intelligenza artificiale, che minchia fai? Poi ogni tanto, ragazzi, qui sono molto dei pezzi di cacca. Perché quando devi, perché quando vado a una certa velocità fa questo rumore? Non è bella come cosa. Forse per via delle curve, non lo so. Qua mi sa che è meglio frenare un pochino, perché se no qua, ragazzi, penso che ci rigiriamo in una maniera assurda. Non è un bel rumore. No, per niente è un bel rumore. Questo camion è talmente vecchio che fa un rumore un po' strano, oppure non lo so. Vediamo se riusciamo a farci una curva tranquilla. Oh, scusami figliuolo, mi sono allargato un po'. Non volevo farti fare, però sentite che bel rumore che fa questo camion. Sono molto, ma molto da farsela sotto. Sono rumori tipo che ora mi spezzo. Spettacolo. Oh, scusa, stavo guardando l'orario, non vorrei farlo troppo lungo. Avete sentito? Il camion è vivo, ragazzi. Ora si trasforma. Manca poco, ragazzi, 46 minuti. Io da quello che ho capito i minuti sono secondi, poi dipende dalla velocità in cui andate. Ciao fratello. Scusami. Oh, scusa. Qua meglio del freno. Ebay, avete visto, ragazzi, che taglia il camion dell'ebay. Invece diverto che i diritti reali, ragazzi, è spettacolare. Voi direte, vabbè, che schifo, è una cosa e un'altra. Niente di che. Però, ragazzi, è bello avere un gioco che per un male ha delle cose reali. Che vuoi imparare a capire che marche ci stavano? Vi dico, fermare. Allora, l'altro ho trovato quello da 80, il pack da 84, mi pare. Ci stanno tutte le ditte, anche quelle delle birre. C'è stata pure la ditta dell'Anonymous, che non so se l'Anonymous è una ditta, però c'è la ditta degli Anonymous, che è spettacolare, perché alla fine è spettacolare, però boh,
non è una cosa proprio tanto per la quale qua mi conviene frenare perché sai ci stanno in incrocio. Oh, un freno. Mi sa che non gli ho attivato il freno quello carino carino di dove gira, stavano a dritto. Mi sa che non gli ho attivato il freno motore, ragazzi. Mi sa proprio. Cioè nessuno viene, vero? Bravissimo. Vi stimo. Sì, qui dicono che non si può sorpassare, però. Ma se passa non è così veloce. Cioè, vai piano. Chi te fa fare non è veloce? Capite? Io devo fare una consegna, te chissà che ti fa. Lì quasi arrivati, ragazzi. 10 km, 9. Guardate se mo prima di arrivare si accappottavo. Perché mi è successo qualche volta, ero quasi arrivato. Per andare veloce mi sono accappottato, ho preso una curva a 100 km/h. Potete capire quanto è bello le curve di decelerazione dell'autostrada, ragazzi, che fanno tutto quel bel giro quando uscite. Esplorata, grazie. Ora, ragazzi, quando arrivate in nuove città, una cosa bella è che fammi frenare perché devo girare. Ci sono dei punti che sono inesplorati. Ora io perché stavo col camion questo qua. No, era rosso. Non ci ho fatto caso, stavo parlando. Non ci ho fatto proprio caso. Vabbè, lasciamo stare. Hanno ritratto un po' di dindi. Ah, questa è il parcheggio che odio di più di tutti perché è veramente brutto. Questo è quello che stanno trasportando da McDonald's. C'è qualcosa che non mi quadra, a me non sembra da McDonald's. Vabbè. Ma voglio vedere qua per parcheggiarci. Voglio ridere, ragazzi. Voglio, allora così. No, ho sbagliato, scusate. Cominciamo a farlo sterzare perché sennò col cavolo che entra, ecco così. Aspetta, fammi risterzare tutto. Olè, a rigira, bravo. Così mi piace. Minchia, ragazzi. Però mi sa che non l'ho fatta perché sono andato fuori. Eh sì. Dei poco però sono andato fuori. Però intanto abbiamo fatto un buon inizio. Perché ora ci mettiamo dritti. E ora dovrebbe andare a un amore. Sì, spero ovviamente. E qua adesso andiamo dritti. Adesso siamo un po' di qua perché così almeno facciamo andare un po' dentro. Olè. Buono, ragazzi. Avete visto? 256 km, ragazzi, ci siamo fatti. Consumato 137 litri, bene. E abbiamo guadagnato 3.000 euro. Stiamo a livello 1. Ora dovremmo avere l'abilità, eccolo qua, ragazzi. Abbiamo guida economica, che si consuma a meno gasolio. E anche, mi pare, il rimorchio, ci cioè stanno meno problemi, ok. Consegne puntuali, possiamo sbloccare le consegne puntuali di grado 2 o 1. Carichi fragili che portano abbastanza soldi. Lungo raggio anche portano abbastanza soldi, ma ragazzi dovete fare veramente. Cioè, avete visto 350 km. Dovete stare veramente tanto sul camion. E poi queste qui, ragazzi, che sono le classificazioni ADR, che se fate l'incidente e sarà liquido infiammabile fate un botto. Non lo so, non ci ho mai provato, ce devo provare. Però secondo me fate un bel botto. E io, ragazzi, per prima cosa metterei i carichi, quelli preziosi che ci fanno guadagnare un po' di più. E olè, alla grande. Poi andiamo a leggere cosa ci hanno scritto. Ho un messaggio, non letto. Oh, rivenditori scambiano certificati. E chi se ne frega, non c'ho i soldi per comprarlo. Allora, ragazzi, innanzitutto c'è una mappa, c'è una mod che si chiama TSM, mi pare, che vi mette molte più città di quelle che vedete qui nella mappa. C'è persino, ragazzi, c'è anche Roma. C'è anche Roma qui. Solo che a me quella mappa è bella perché è bellissima, ragazzi. È fatto tutto bene, è spettacolare. L'unica cosa è che si guadagna troppo poco nel fare le missioni, ragazzi. Se il guadagno era abbastanza altino rispetto a, cioè, o quasi o leggermente uguale a come era la mappa originale, ragazzi, io l'avrei messa. Però visto che
si guadagna poco, ragazzi. Ci mettete danni per farvi un rimorchio o cose varie. Cioè, quella è una cosa che potete fare dopo un po' che avete giocato nella modalità normale, che fare tanti soldi, fare vari camion e cose varie. E vi mettete quella mappa che, ragazzi, diventa immensa, quasi il doppio o il triplo di quella che, o di quella originale, solo quello. E niente, ragazzi, per il resto, io andrò leggermente più avanti, così, in modo tale da arrivare a prendermi un nuovo camion, che, ragazzi, i camion qui costano tanto. E niente, ragazzi, commentate, spolliciate e condividete. Ciao ciao, ragazzuoli.